Siamo giunti a Matteo 16, leggiamo i primi 28 versetti. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: Quando si fa sera, voi dite, bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino, oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciateli, se ne andò. Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù disse loro: Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Messi parlavano tra loro e dicevano: Non abbiamo preso il pane. Accortosene, Gesù chiese: Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? E neppure i 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Come mai non capite ancora che non alludevo al pane quando vi ho detto: Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o a qualcuno dei profeti. Disse loro: Voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Tutti gli argomenti sono già stati trattati nei video precedenti.